una città antica come Roma, ci sono molti monumenti che rappresentano la cultura di questa levante città. I monumenti si trovano in quasi tutte le società perché sono un attraverso il quale si onorano una persona, uno stato o un'idea. I monumenti possono essere rappresentati come una statua di una persona o strati come il dadaismo. Da città a città i tipi di monumenti e statue sono molto diversi. L'Università del Texas a Austin e Roma dimostrano questo. I loro monumenti rappresentano il loro stile locale e la loro cultura. Ci sono anche molti bei monumenti a Austin e loro non sono difficili da trovare. Guardate quanti monumenti abbiamo nel campus. Littlefield Fountain è probabilmente il più famoso monumento e Pompeo Coppini, uno scultore italiano, l'ha costruito nel 1933. La fontana è stata per commemorare la Prima Guerra Mondiale. The West è un monumento interessante e la scultura rappresenta la globalizzazione e il capitalismo del 1987. Monochrome for Austin è una scultura straordinaria che è fatta delle canoe e delle barche. È un monumento nuovo del 2015. The Color Inside è il mio monumento preferito nel campus. James Turrell ha costruito 84 installazioni in tutto il mondo che utilizzano la luce e il colore. Yeah, that all goes through the committee process. So on our website, there are a number of different criteria that the committee goes through that as part of that selection process. But not all criteria are given the same amount of weight. It depends a lot on the location itself. So often the location first, and then trying to find a piece of art that fits that space. So they're often looking at its placement on campus, the amount of size, you know, space that's actually available for work of art, whether it's indoor or outdoor, what the architecture is going to be. Roma è famosa per i suoi monumenti. Molto dei suoi più famosi siti turistici sono monumenti. Si parla di patria e una di video. È un monumento in onore di Emanuele, che era il primo dell'Italia unita. È stato costruito nel 1919. È molto controverso perché molti romani pensano che è troppo grande e brutto. La Cappella Sistina anche è molto famosa. Si trova nella città di Vaticano ed è più nota per i suoi affreschi sul soffitto. La Fontana di Trevi è una fontana nel distretto di Trevi a Roma. È un stile barocco. Barocco è un stile di arte che usa la trama. I monumenti a Austin sono più moderni dei monumenti a Roma. La Università di Texas ha molti monumenti che sono importanti per la scuola. I monumenti sono significativi, alcuni sono stati donati, alcuni sono stati fatti studenti e alcuni sono solo qui. I monumenti di Roma hanno una grande importanza per la società di Italia. La Fontana di Trevi di Pietro Bracchi, il Colosseo di Vespasiano Egitto e la Cappella Sistina di Michelangelo sono famosi in tutto il mondo. L'architettura romana si dice la storia di quello che era. Se siete a Austin o Roma, l'arte e la storia sono inevitabili per la comprensione e per l'apprezzamento di quello che è diventato.